i suoi amici anche lo ricorderanno anche là, e così come qua. Noi vi ringraziamo, non solo vi ringraziamo, vogliamo che voi rimanete con noi, perché dobbiamo cercare di capire. Io sono di un'associazione antirazzista interetnica, si chiama Associazione 3 Febbraio, noi vogliamo cercare di capire e di spiegare che quello che è successo non è un fatto isolato, perché non è un fatto isolato. Purtroppo a Saronno, un mese fa, un giovane arabo è stato ucciso perché era andato dal proprio datore di lavoro che gli ha dato la morte, anziché dargli quello che gli spettava, cioè il proprio salario, era andato a reclamare. A Saronno i suoi amici, tanti di noi, la nostra associazione, abbiamo dato vita anche a un momento di protesta forte, però forse dobbiamo capire un po' di più che non solo non è un fatto isolato, ma non è qualcosa che riguarda soltanto alcuni criminali, quei criminali che hanno fatto un gesto folle, perché sono criminali queste persone, avevano anche precedenti penali abbastanza lunghi, sono criminali. Però la cosa che dobbiamo capire, e per questo vi chiedo di avvicinarvi, perché quello che vogliamo cercare di fare oggi è guardarci negli occhi, parlarci e costruire qualcosa di diverso che è anche comprensione. Noi vorremmo, voi vedete, questa piazza non è una piazza facile, è una piazza un po' complicata, lo sappiamo, è una piazza in cui c'è tensione sicuramente perché Viazzoletti è qui vicino e quindi Abdul è morto qui vicino, però c'è anche tensione probabilmente perché, ed è una responsabilità nostra, non stiamo riuscendo a costruire ancora un sogno, che è un sogno fatto della possibilità che questo circolo che c'è qui, fatto di persone bianche, nere, senegalesi, italiane, del nord, del sud, latinoamericane, arabe, di tutti i paesi, sono in circolo, ascoltano, parlano se vogliono, sanno ascoltarsi, sanno parlarsi, sanno dialogare, sanno costruire una vita insieme. Tutto questo a Milano, e non solo a Milano, si sta perdendo, perché non sono solo due criminali, è tutto quello che sta succedendo, tutti i giorni, vai in un bar e ti dicono, ah, quello è l'arabo, ah, terrone, ah, quello lì viene qui per comandare, ah, non vuole lavorare, ah, rubano, lo zingaro, questo è un razzismo, tra virgolette, normale. Tutti noi lo accettiamo, forse troppo, noi no, però purtroppo lo si accetta un po' tutti i giorni. Quella possibilità umana di vita comune, di comunità elementare, si sta sfaldando. Certo, un governo come questo e anche quello che l'ha preceduto, per essere chiari, questo governo sicuramente con le sue leggi sta peggiorando, ma con le sue dichiarazioni quotidiane, ne potremmo fare a decine, e alcune forze in particolare, no? Quelli che impongono che le moschee si facciano almeno a un chilometro di distanza dalla chiesa, alla faccia del confronto tra i credenti, no? Che tutti i religiosi rispettano, o il fatto che quotidianamente dobbiamo assistere a questo segno di uguale, che zingaro quindi rubi. Questo clima, questo contesto sta creando le premesse perché alcuni criminali possano pensare che sprangare ed ammazzare di botte un nero è una cosa tutto sommato un errore,